Donetsk sembra una normale, pacifica città. I negozi sono pieni di generi alimentari, non mancano le boutique, anche se i grandi nomi europei non hanno ancora aperto i loro negozi scintillanti. McDonald's ha chiuso dopo l'inizio della guerra ucraina, ma adesso c'è Don Mac che la sostituisce. La moneta è il rublo russo e i cartellini dei prezzi sono tutti in rubli, ma chi ha la grivna ucraina può cambiarla facilmente in banca. Le banche ucraine sono tutte chiuse e qualcuna è stata sostituita dalle banche russe. Tutto funziona. Le strade sono pulite a specchio. In centro solo lo stadio nuovo fiammante che fu dello Shakhtyor mostra qualche vetrata sfondata dalle bombe, tra le gigantografie dei calciatori famosi che ancora campeggiano sulle facciate. Ma non c'è più un campionato di calcio nella Repubblica Popolare di Donetsk. Lo Shakhtyor, che vuol dire il minatore, è emigrato in Galizia e gioca nel campionato ucraino. E forse solo questo il segno della tensione che continua. Qui e nella vicina Repubblica Sorella e altrettanto ribelle di Lugansk. Basta qualche chilometro più in là per vedere e sentire la guerra che continua. E per misurare la violenza e l'estensione dei combattimenti che hanno dilaniato questa parte del sud-est ucraino chiamata Donbass. Bacino del Don, Don Bassein, questo è il significato. Как случилось? Первый раз начали стрелять. Я вскочила, я спала. Где-то 21:10, где-то в это время. Начался обстрел с той стороны. Ну так и пролетело. Начало соседям пролетело в огород, потом нам пролетело. Четко, прямо в дом попало. Около 12 часов нам попало прямо в дом. Мы были, родители здесь были, которые прямое попадание, а мы в соседнем доме были. Ed era questo il monastero, convento femminile, dove per due anni l'esercito ucraino, le formazioni naziste della Guardia Nazionale, hanno cercato di sfondare senza riuscirci le difese dei russi di Ucraina, concittadini fino al colpo di Stato nazista del 22 febbraio 2014. Dopo è stata guerra senza quartiere, con migliaia, non centinaia, migliaia di morti da ambo le parti. L'intera area a nord-ovest della città, quella dove sorgeva il nuovissimo aeroporto costruito per gli europei di calcio del 2012, è ora un cumulo di macerie. E siamo a meno di 4 km dal centro di Donetsk. Nulla è rimasto in piedi. La linea del fronte adesso è a meno di 2 km da qui. La città vive di giorno normalmente, ma alle 11 di sera scatta il coprifuoco e le strade diventano deserte fino alle 5 del mattino. Gli accordi di Minsk hanno consentito la fine delle ostilità su larga scala e di definire una linea di demarcazione, ma è tutto molto provvisorio. Durante le notti il cannoneggiamento da parte ucraina è continuo, al ritmo di una trentina di colpi di cannone o di mortaio ogni ora. Lo dico da testimone di un sopralluogo nei pressi della linea del fronte vicino all'aeroporto. Questo è un cimitero e adesso, come si vede, stanno lentamente rimettendo in ordine. Qui sono in corso lavori. È ormai da tempo che non c'è combattimenti qui, sono diversi mesi che la cosa si è interrotta. Il controllo del territorio è loro, però questa notte, cioè la notte tra il 30 e l'1 di ottobre, c'è stato un serio scambio di armi leggere. Però da quanto mi raccontavano i nostri accompagnatori, praticamente tutte le notti c'è qualche scambio. Ho visto nel corso della giornata le macchine dell'OSCE che camminano in città con le bandiere sul tetto, ma a quanto pare la loro presenza sulla zona dei combattimenti è inesistente.
Non c'è guerra, ma non c'è pace. La situazione è per molti versi assurda e contraddittoria. Si spara, ma ci sono dei posti di frontiera dove i civili passano tranquillamente, a loro rischio e pericolo. Chi va a prendersi la pensione in grivna e viene indietro a cambiarla, chi viene a trovare i parenti rimasti di qua, chi va in Ucraina a vendere i prodotti agricoli di là, piccoli commerci ad alto rischio. Ma la frontiera è lunga, incontrollabile, porosa. Pochi giorni fa uno dei più popolari capi militari del Donbass, Arseni Pavlov, detto Motorola, eroe del battaglione Sparta, è stato ucciso in un attentato nel centro di Donetsk mentre tornava a casa, nel suo ascensore saltato in aria. Come voi прекрасно знаете, сегодня вечером погиб мой близкий друг Арсен с позывным Моторолой Павловым. Погиб, когда ехал своей семье домой в лифте. Погиб подло от взрыва. На сегодняшний момент проводится мероприятие, которое позволит нам выяснить не только, кто заказал, мы уже все первым знаем, а кто исполнил это убийство. Operazione dei servizi segreti ucraini, sicuramente. È facile infiltrare guastatori da una parte e dall'altra. Erano tutti ucraini, parlavano tutti in russo, vivevano e lavoravano insieme, moltissimi nelle miniere di carbone. Adesso sono nemici giurati. Lo stesso presidente Zakarchenko ha subito diversi attentati. Quando è venuto a votare in una scuola del centro lo abbiamo visto zoppicare visibilmente. Certo, la DNR e la LNR riescono a vivere perché dietro di loro c'è il retroterra russo. I circa 150 chilometri che da Donetsk portano alla frontiera con la regione di Rostov sono ora sotto il pieno controllo della Repubblica Popolare e per svariate decine di chilometri non c'è traccia di Ucraina. I convogli umanitari russi si succedono ormai senza pericolo e così vive Donetsk, con questi aiuti e con questi commerci. E sotto la superficie arcigna della guerra, le miniere di carbone che l'Ucraina stava chiudendo a una hanno ripreso a funzionare e a vendere carbone alla Russia, che le compra a buon prezzo. Ma anche, paradosso dei paradossi, all'Ucraina, che non ne può fare a meno perché le sue centrali elettriche sono state costruite per funzionare solo con il carbone del Donbass e non con altro. E non hanno i soldi per trasformarle. Vota il presidente della DNR, Alexander Zakarchenko. Vi parlo questa volta di nuovo come inviato speciale di Pandora TV dalla Repubblica Popolare di Donetsk. Sono venuto qui invitato dal Ministero degli Esteri della Repubblica per assistere come osservatore alle elezioni che si terranno domani, primarie. Primarie in realtà è una cosa molto diversa dalla farsa che sono le nostre primarie, non fatevi trarre in inganno dal nome. Si tratta di un esperimento dichiarato come tale in cui le autorità hanno voluto coinvolgere la gente nel processo di decisione dei futuri candidati alle elezioni politiche vere e proprie, cioè è una soluzione intermedia che è stata adottata per non creare il problema politico che avrebbe potuto fornire occasione al governo di Kiev di accusarli di aver rotto il negoziato di Minsk. Semplicemente fanno un esperimento, non ancora le elezioni, per mostrare, evidentemente è un gesto politico, alla comunità internazionale e anche alla Russia, che sono in pieno controllo della situazione e che vogliono coinvolgere la gente nel futuro governo. Олександр Владимирович, в українських СМІ вже пишуть про праймеріс, проходящий в республіці. Естественно, вони пишуть, що це безсмислена і гра в демократію. Як ви прокоментуєте? Пускай Україна задумається о другому, то ми показали їй, що ми можемо без неї вибори провести.
А все остальное, что там игра демократия, пускай уже свои телеканалы не жирают, доиграют. Я думаю, что какой-то перелом будет все-таки. Перелом в отношении тех, кто, может быть, и не так важен. Ну как, важно уважение и важно, чтобы нас приняли. Хотя мы сами себя уважаем. Si è votato per la prima volta dall'inizio della guerra a Donetsk e a Lugansk, come si votava ai tempi sovietici, come andando a una festa, come a un incontro popolare, quartiere per quartiere, scuola per scuola. Le scuole sono state tutte riattate, messe in ordine. Molte di loro hanno subito i risultati dei bombardamenti. Adesso quasi nulla si vede più nella città. E sono andati a votare in massa. A occhio e croce quelli che vorrebbero tornare in Ucraina sono intorno al 10%, mi dicono. Il 90 e più per cento non ha invece la minima intenzione di farlo. E non lo farà, secondo ogni verosimiglianza. A Kiev non c'è la minima intenzione di concedere nemmeno un'autonomia speciale a queste due regioni. Come se ne uscirà non lo sa nessuno. Ci vorranno forse generazioni, ma il tempo costa meno delle vite umane che andrebbero perdute se si cercasse di forzare la mano. Il popolo del Donbass, quello che può esprimersi senza paura perché gli altri hanno paura, a Dniepropetrovsk, a Odessa, a Kharkov, quelli che hanno paura dall'altra parte tacciono, anche i russi tacciono, ma il popolo del Donbass, quello che può esprimersi senza paura, ha detto quello che vuole, che indietro non si torna.